Eccoci qui carissimi amici di Live Social, la vostra trasmissione radiofonica preferita. Io lo so che ci ascoltate sempre con tanto amore e tanta passione e vi ringrazio a nome mio, ma soprattutto a nome del nostro programma. Siamo in compagnia questa sera del dottor Marco Cosimi. Buonasera, dottor Buonasera. Cosimi, una nostra vecchia conoscenza che io ho avuto già il piacere di intervistare a questi microfoni. Il dottor Marco Cosimi è un proctologo dirigente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sant'Eugenio ASL Roma 2. Allora, nelle precedenti interviste, per chi ci avesse seguito, abbiamo parlato di una serie di argomenti, abbiamo nominato tante volte il gas ossido nitrico. Ecco, l'abbiamo nominato, quindi abbiamo deciso questa volta di dedicargli proprio un'intervista, visto l'importanza che ricopre. Quindi questa sera parleremo in particolare dell'importanza del gas ossido nitrico per le funzioni sfinteriali. Prego, dottor Cosimi. Allora, è un gas che ha un'emivita molto breve nel nostro corpo, di 6-7 secondi si valuta, quindi viene prodotto dall'endotelio. L'endotelio è la parte più intima, unicellulare, il foglietto unicellulare che diciamo, riveste l'apparato cardiovascolare, quindi le vene, le arterie, il cuore. Per fare un esempio e farmi comprendere meglio, possiamo dire che l'ossido nitrico ha un ruolo centrale, il ruolo centrale di difenderci per esempio dall'infarto del miocardio. Un cuore sano ha un rivestimento interno delle cavità cardiache fatto da un foglietto unicellulare che è ben funzionante, quindi con un suo organo endotelio sano e che salvaguarderà il paziente dalla possibilità di avere l'infarto. Infatti l'ossido nitrico è il più forte rilassante della muscolatura liscia, e quindi è lui che tiene dilatate le arterie coronarie. Sappiamo questo bene, e lo sanno bene anche i nostri pazienti, quando a volte, anche se sottoposti a uno stent cardiaco per dilatare e tenere dilatate le proprie coronarie, magari quello stent tende a mobilizzarsi, la coronaria tende a stringere e a reagire, perché in effetti, essendo andato tutto distrutto l'apparato endoteliale di quelle arterie, in effetti la muscolatura liscia della coronaria tende a essere contratta e la sua possibilità di contrarsi è più forte di tutto e non può trovare nessun bilanciamento nell'ossido nitrico non più prodotto dal paziente. Quindi questo paragone con il cuore è abbastanza significativo per far comprendere come questo gas prodotto all'interno del foglietto unicellulare della cavità cardiaca sia importante per le funzioni dell'apparato circolatorio, delle stesse coronarie, per la buona vasodilatazione e quindi anche per la prevenzione di una delle patologie più importanti dell'essere umano, quindi l'infarto, insomma, o l'ischemia cardiaca. Nella pelvi c'è un ruolo diverso, ovviamente, l'organo è diverso, però l'ossido nitrico viene prodotto da vene sane e non da vene che hanno ipertensione venosa, non da quelle vene che hanno delle varici anorettali enormi, e dove l'organo endotelio sappiamo che è distrutto, e tornerà a essere prodotto se c'è un recupero di queste strutture venose. Quindi se si dà importanza all'apparato vascolare venoso e abbiamo la possibilità di recuperarlo, comprendiamo come poi in realtà questo ossido nitrico prodotto nella regione per il benessere non solo dell'apparato vascolare, ma anche degli sfinteri in esso appoggiati, di fatto ne trarrà giovamento. Quindi si tratta del più potente gas che è anche mediatore chimico per il rilassamento della muscolatura liscia, quella muscolatura preposta anche al tono di cui noi siamo inconsapevoli, al tono degli sfinteri, in particolare di quello urinario, ma non solo. Sappiamo bene come le rachidi siano create da un ipertono dello sfintere anale e quindi anche delle patologie anorettali in senso Una lato. domanda proprio no da profano di più. Ipertono vuol dire un ispessimento, cioè un ingrandimento. L'ipertono è Solo per rendere più chiaro ovviamente la una discussione. contrazione più forte, una contrazione forte dello sfintere, della muscolatura, per cui c'è una iperfunzione, una funzione superiore, una funzione troppo forte,
è una contrazione troppo forte di questa muscolatura, quella è troppo stretta, e quindi questo anello muscolare finisce col avere, dare un impedimento, per esempio nell'urinare, a quell'imbuto che si deve aprire benissimo, invece non si apre poi così bene, proprio perché c'è una contrattura, in quanto l'ipertono impedisce il rilassamento e la possibilità di crearsi un buon imbuto urinario che svuota, fa svuotare bene la vescica. Assolutamente sì, almeno io l'ho capito benissimo, adesso non so, spero anche il pubblico. Ma sicuramente sì. Volevo chiederle, dottor Cosimi, sempre in merito al gas ossido nitrico, cioè è prodotto, diceva, dall'endotelio. Sì. Esattamente. C'è qualche causa per la quale l'endotelio possa smettere di produrlo? Nell'ambito venoso esistono molte cause. Nell'ambito venoso quella che ci interessa è la causa dell'ipertensione venosa, per cui c'è una classificazione C1 e C2, per cui anche i capillari C1 possono smettere di produrlo, e c'è una classificazione anche per le vene più grandi. Quindi questa stasi venosa purtroppo è nociva per l'organo endotelio e per le sue funzioni, e le esclude. Come si può trattare? Immagino si possa trattare in qualche modo. Si può trattare. Non è semplice. Non è semplice trattarlo, però la possibilità di poter dare uno stimolo di rigenerazione, di rimodellamento di queste pareti venose, è una possibilità che sappiamo che esiste, e quindi ovviamente questa è una delle modalità con le quali, quindi, io diciamo, abitualmente tratto, ecco, questo una sorta problema. Di input, cioè, perché input, lei, esatto, un input per alla rigenerazione. Rimodellare queste pareti venose, ridare una forma anatomica normale a delle varici troppo dilatate, che devono tornare ad essere delle vene normali, biologicamente viventi nel paziente, sane e funzionalmente presenti con il loro organo endotelio, che dimostra la sua azione, soprattutto grazie a questo gas che per la sua potenza dimostra i suoi effetti, in particolare sugli sfinteri. Ok, un'ultima cosa, proprio una curiosità, c'è una fascia d'età che è più colpita rispetto ad altre, oppure è una cosa che può avvenire a qualsiasi età, questa problematica? Può avvenire a qualsiasi età, devo essere sincero, sembrerebbe collegata a qualsiasi età. Io ho pazienti che hanno 18-19 anni, hanno spesso dei quadri severissimi in cui, già, quindi in età giovanissima, sì, in età giovanissima, cioè, e in cui questa ipertensione venosa è presente, in cui questo danno endoteliale si manifesta, in cui il residuo post-menzionale valutabile ecograficamente è importantissimo, e questo si accompagna a dei quadri che devono essere attentamente valutati di varici anorettali presenti, e che una volta curate dimostrano che il paziente poi torna a svuotare bene la vescica, risolve anche la condizione di infiammazione prostatite presente, ma quello che più conta è il fatto che indipendentemente dall'età o dal sesso la situazione è molto presente, molto frequente, e accompagna regolarmente i pazienti affetti da patologia emorroidale. Assolutamente sì, grazie dottor Cosimi. Io vado a dare, come sempre, ormai qualcuno già li conoscerà, però lo diciamo ancora una volta perché ci fa piacere, sia per la ospite che poi fare conoscere quello che fa in particolare, quindi i contatti del dottor Marco Cosimi. Lo troviamo allo studio specialistico proctologico e di malattie del pavimento pelvico maschile e femminile. Siamo in via Nomentana 4, Monte Rotondo, quindi di fatto siamo a Roma, alle porte di Roma quantomeno. Il contatto Facebook dottor Marco Cosimi proctologo, e i siti web di riferimento, che sono www.emorroidicure.it, www.ragade.eu, www.marcocosimi.it, www.malattiaemorroidale.it, www.flebologoroma.it, Instagram proctologo Cosimi Marco, l'indirizzo email studio@marcocosimi.it. Vado infine a darvi anche un riferimento telefonico, ossia lo 06 90 60 540. Dottor Cosimi, io la ringrazio ancora una volta. Ringrazio voi. Assolutamente, per essere stato qui ai nostri microfoni su Live Social. Mi permetto di fare un piccolo appello a tutti i nostri ascoltatori: non sottovalutate i sintomi e andate a curarvi da uno specialista, perché poi alla fine si rivela nel tempo la soluzione migliore. Grazie dottor Cosimi per essere stato con noi.